Legata a Borodulin che ha avuto un problema, la lama del pattino si è praticamente rotta, spezzata durante lo short, però proprio pochi secondi dopo, e allora le speranze della Russia sono per Voronov, che però già nel corso dello short program era in undicesima posizione. Ricordo che invece Samuel Contesti parte dall'ottava posizione. Andiamo a vedere Voronov, un programma romantico, la colonna sonora di Schindler List di John Williams e poi l'allegretto di Carl Jenkins, il componitore britannico dell'isola di Gogol. Quadruplo Tollup, un po' faticoso l'arrivo ma molto bene. E a differenza di Vancouver i quadrupli sono parecchi già a questo punto della classifica. Siamo ancora nel secondo gruppo e già ne abbiamo visti diversi. Il pro flip molto fluido, bello l'arrivo, scivolato. Sbaglia l'approccio con l'axel e quindi non c'è la combinazione. Non ha piegato bene il ginocchio sinistro alla partenza dell'axel, conosco bene questa cosa personalmente. Dal filo esterno indietro al filo esterno avanti, che è assolutamente fuori asse. E ciò che rende così difficile questo salto. Esatto, è la fase più difficile da controllare. Tollup, alti, veloci. Zalco, doppio Tollup, doppio loop. Sfrutta la sua opportunità di combinazione a tre. Thank you.
l'Axel conclusivo a 4.35. Dunque dobbiamo dire che rischia di essere un mondiale da ricordare, e abbiamo detto non a caso rischia, perché la Russia probabilmente terminerà senza medaglie questa edizione. Che vuol dire? Che senza medaglie d'oro, che vuol dire? Non c'è stato questo obiettivo nelle coppie, nella danza Canada, Stati Uniti, Italia e poi subito dopo Francia, nel maschile Voronov è fuori da qualsiasi tipo di speranza, ma anche se avesse fatto un programma perfetto non potrebbe proprio, non avrebbe potuto raggiungere Takahashi, Joubert e gli altri Chan che sono in lotta per la medaglia. E abbiamo anche da considerare che è vero, la Leonova ha grandi progressi, ha grandi margini di miglioramento, ma non è ancora in grado di insidiare Asada, Yuna Kim e le altre grandi, Paolo. Sì, è davvero un mondiale atipico per la Russia, abituata sempre a essere al top delle classifiche. Vedremo adesso Voronov, la vedo dura addirittura entrare nei 10. Vedremo, attendiamo il suo punteggio, qua vediamo il quadro in cui ha toccato con la punta, quindi arrivo su due piedi. L'Axel semplice, c'è stata qualche sbavatura, lui è un pattinatore di solito molto preciso, peccato che abbia fatto queste imprecisioni. Tu parlavi prima, lo so bene cosa significa fare questo errore, ci vuoi spiegare perché è mancata la combinazione in questa circostanza? Se, a mio parere, almeno... Rivediamolo con Anna Rita Cardinale, allora rivediamo quel momento del perché ha mancato la combinazione, eccolo. Secondo me il filo esterno avanti, al momento del cambio il filo esterno avanti era troppo breve, doveva aspettare più, caricare di più sulla gamba sinistra per poi lanciare il salto, è stato un po' un salto sincopato, per questo non è riuscito a prendere bene la rotazione e entrare bene nell'asse. Intanto, Franca, correggimi. No, direi che l'interpretazione... Quasi giusto, ti promuoviamo maestro anche. Intanto grazie anche per il grande lavoro nei replay a Mauro Giovagnoli, e siamo già in attesa di vedere Samuel Contesti. Samuel Contesti, ottava posizione per lui dopo lo short. È rimasto per terra qualcosa nell'angolo, spero che il bambino la vada a recuperare, perché dove Samuel ha gli axel, quindi... sarebbe utile che lo riuscisse a togliere. Credo che l'abbiano individuato, Paolo, e siano andati proprio a prenderlo. Sì. Allora, non sei soltanto gatto perché recuperi dei salti impossibili, ma anche perché hai una vista proprio da... in questo momento non ci vorrebbe proprio, quindi... riesci a percepire anche questo. Allora, andiamo a vedere il punteggio per Voronov. Voronov scivola in quarta posizione con 260, ottiene 127,18, comunque riesce a superare la soglia del 200, ma è già fuori dalla zona podio. E invece adesso chiede con Pan Paisel di Hans Samuel Contesti una grande prova, musica anche questa in crescendo.